Rettore, soffro di talassemia, è la mia croce. Ho bisogno di continue trasfusioni. Protagonista in queste settimane del programma di Carlo Conti Tale e Quale Show, la leggendaria Donatella Rettore parla in un'intervista a Edipù, rivelando aspetti molto intimi e privati. La cantante di Lamette e Cobra ha spiegato di dover fare i conti con una malattia che la perseguita da anni e con problemi economici per colpa di un investimento sbagliato. Rettore e la lotta alla talassemia. Il male in questione è la talassemia, una patologia ereditaria con la quale convive da quando aveva 29 anni. Nonostante le difficoltà, ha imparato ad accettarla. Ho una malattia, la curo e vivo bene. È la mia croce, ognuno ha la sua nella vita, e la affronto senza piangermi addosso. La mia croce si chiama talassemia, è una malattia del sangue che mi abbassa le difese immunitarie e mi fa sentire stanca, incapace di reagire, apatica. L'unico modo in cui posso curarmi è sottopormi a trasfusioni di sangue, proprio come ho fatto a inizio settembre nell'ospedale di Padova. I problemi di soldi, la cantante ha perso 500.000 euro. Ho perso molti soldi, ma proprio tanti, ha aggiunto la Rettore spiegando come un crack bancario le sia costato una cifra altissima. L'acquisto di azioni dell'istituto bancario in questione è stato deleterio, nonostante le fosse stato garantito che l'investimento era sicuro. E già, talmente sicuro che ho perso tutto. La cifra perduta ammonta a ben 500.000 euro. Donatella Rettore concorrente a Tale e Quale Show. La cantante ha scelto una nuova sfida come concorrente di Tale e Quale Show, dove nelle prime puntate si è calata nei panni di Caterina Caselli e Patti Pravo. Non sono a Tale e Quale Show perché avevo bisogno di soldi, ha precisato, ma perché è un modo per imparare qualcosa di nuovo. Di tenere il mio cervello in funzione e non farlo invecchiare,